Buongiorno a Carlo Fidanza dalla sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Buongiorno. Ecco, a me ha colpito subito, Carlo, il fatto che tu sei uno tra i giovani deputati del PDL, ma hai una grandissima esperienza politica alle spalle, sei stato assessore ad Esio, sei stato consigliere comunale a Milano, sei nella direzione nazionale del PDL, come parlamentare europeo sei uno tra i più attivi. Ecco, al tempo stesso mi ha colpito la tua grande capacità critica. Ecco, ricordo che quando fu insediato il governo Monti tu sei stato tra le voci che hanno espresso delle perplessità, considerandolo come espressione di poteri finanziari forti e non di una democrazia compiuta. Ah, sì, ti ringrazio intanto per la presentazione, ma devo dire che poi a distanza di qualche mese quella sensazione di fondo si è poi confermata nei fatti, ma io avevo forse anche forte di una lunga militanza nelle formazioni giovanili del mio partito di allora, che era Alleanza Nazionale, avevo sempre insomma, coltivato un principio saldo e ben radicato della sovranità popolare. E evidentemente in quella fase, con l'insediamento del governo Monti, si è verificato uno svuotamento di questo, certo, di questo principio, e mi sembrava insomma, che la dinamica fosse piuttosto chiara, peraltro che si ritrovasse anche in scelte molto simili che avevano toccato la Grecia e altri, certo, e altri paesi che avevano vissuto esattamente lo stesso problema, cioè una spogliazione della rappresentanza democraticamente eletta dal popolo a favore di un governo dei migliori, cosiddetti benedetti dai poteri finanziari internazionali. Mi pare di capire che a distanza di qualche mese la cura non stia funzionando, e anche se mi trovo, devo dirti in tutta sincerità, nell'imbarazzo non solo del fatto che il mio partito sostiene il governo Monti, questa è dinamica di questi giorni, la conosciamo, ma del fatto che sembra non esserci alternativa al momento, cioè che paradossalmente siamo piombati in una situazione in cui se staccassimo la spina al governo Monti domani mattina saremmo in una situazione ancora peggiore di quella in cui si è insediato il governo Monti, quindi siamo paradossalmente con le mani legate, sperando che questa stagione finisca presto con i risultati meno peggiori possibili e che si possa tornare a una scelta dei cittadini con un'offerta politica migliorata rispetto a quella che abbiamo avuto prima e che evidentemente non ha dato delle risposte giuste. Ecco, però sappiamo, Carlo, che come dire, nulla accade per caso, cioè che il governo, certo, Monti non è, come dire, piombato dal cielo, certo, all'improvviso, ma che c'è una strategia deliberata, e al tempo stesso, in, come dire, in termini calcistici, io non sono uno che segue il calcio, ma se una squadra funziona, anche se magari ci sta antipatica, uno dice vabbè, sono bravi, non si cambia. Ma in questo caso è una squadra che non vince, cioè la recessione è sempre più acuta, l'indebitamento pubblico cresce, le aziende che chiudono aumentano, la disoccupazione cresce, i posti di lavoro sono sempre meno. Ecco, io credo che a questo punto non possiamo rassegnarci, anche perché quello che sta accadendo è che c'è sempre più italiani che non vanno a votare. Sì, certo, ma poi diciamo, questa spirale recessiva ci dimostra in realtà due cose. La prima è che evidentemente, come abbiamo anche sostenuto, devo dire, un po' sbeffeggiati dalla sinistra, dai grandi giornali nei giorni, diciamo, prima della caduta di Berlusconi, e che il problema fosse da risolvere qui più che nei confini nazionali, si sta dimostrando in tutta la sua evidenza, e devo dire che noi avremo una riprova di questo a fine mese di giugno al Consiglio europeo. Io credo che in realtà, se il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno non dovesse dare i risultati che si auspicano sulla crescita e sulla messa in sicurezza dei debiti, una delle ragioni fondamentali per cui il governo Monti si è speso e ha messo in campo la sua presunta credibilità viene meno, perché sulle ricette di politica interna si hanno gli effetti che tu giustamente richiamavi. Se viene meno anche il peso o la presunta credibilità in Europa e non si riesce a strappare dalla Merkel
perché il banalizzo, qualche concessione, poi alla fine il risultato di Monti è uguale o forse peggiore di quello che avrebbe conseguito un qualsiasi altro governo politico. Quindi è un po' questo, credo, il tema, ma credo che cominci a essere consapevole lo stesso Monti, paradossalmente, no? Se noti, ci sono prese di posizione in questi giorni di tanti suoi ministri quasi a prefigurare una fine di questa esperienza. Aumentano un po' le provocazioni anche in Parlamento, la RAI, il decreto anticorruzione, la ricerca di casus belli su cui eventualmente far saltare il banco, a mio avviso, se non dovesse andare in porto un risultato concreto al vertice di fine giugno col Consiglio europeo. Certo. Ecco, ma no, non credi, Carlo, che proprio toccando con mano dei dati concreti che evidenziano il fallimento di questa strategia, che sinteticamente mette al centro la moneta e persegue l'obiettivo di una crescita considerata in una dimensione quantitativa, non pensi che sia arrivato il momento forse di, come dire, di ripensare proprio alle basi concettuali nella gestione complessiva dello Stato, dello sviluppo, della società, mettendo al centro la persona? Ma sì, credo che noi in questa fase abbiamo un problema centrale che è ormai ineludibile, e da qui passa, secondo me, il futuro di questa costruzione un po' stramba che è l'euro e di conseguenza l'Europa. Perché noi, come sai, su questo siamo d'accordissimo, sì. Abbiamo prima fatto una moneta, poi stiamo cercando faticosamente di farci una politica economica, di farci un'identità, o meglio, non dobbiamo inventarcela, insomma, di difenderla, di recuperarla, non ci pensiamo proprio, anzi, nell'agenda europea è l'ultimo dei problemi, mentre dovrebbe essere il contrario. Però mi sembra che il problema centrale stia oggi in questa banca centrale europea. Cioè, noi abbiamo una banca centrale che non svolge il ruolo di una banca centrale come tutte le altre. Intanto diciamo che è formata da banchieri privati. Esatto, e per questa ragione, perché noi non abbiamo, infatti molti mi dicono, ma insomma voi dovete costringere la banca centrale europea a dare i soldi alle imprese e alle famiglie. E poi quando gli spieghi, guarda che la banca centrale europea è fatta da banche nazionali i cui azionisti sono banche private, come nel caso della Banca d'Italia, quindi noi non abbiamo potere politico, se non un potere di moral suasion, di convincimento, ma non possiamo vincolare, e lì cade tutto, perché evidentemente perseguono alla fine degli scopi privatistici. Allora o si cambia questo nodo e la Banca Centrale Europea diventa una banca a servizio dei governi dell'Unione Europea, quindi a servizio di un organismo che, per quanto burocratico, alla fine in sé contiene almeno un piccolo germe di sovranità, oppure non ne usciamo, insomma. Oppure dobbiamo seriamente pensare al ripristino della sovranità monetaria. Sì. Anche l'uscita, che ormai è sempre più incalzante, della Grecia, dice. Facevo riferimento alla dichiarazione di Berlusconi di un paio di settimane fa sulla necessità che l'Italia torni a emettere moneta, perché, come sai, il principio del signoraggio fa sì che chi emana la moneta ha in automatico una fonte di lucro e chi riceve la moneta ha in automatico una fonte di debito. Di debito. Allora, sulla base di una proprietà non certa e non stabilita da nessuno, perché di chi sia la moneta non lo dice. Esatto. Ecco. Io credo che oggi sia arrivato il momento di ripensare seriamente. Tu giustamente hai iniziato dicendo noi dobbiamo salvaguardare la nostra sovranità nazionale. Ecco, io credo che la sovranità monetaria sia la premessa per non perdere del tutto una sovranità nazionale. Sai che l'80% delle nostre leggi oramai sono la trasposizione di direttive di risoluzione dell'Unione Europea. Tu cosa pensi? Sì, guarda, devo dirti sinceramente, io proverei prima a salvarlo questo euro facendo una serie di passaggi come quelli che dicevamo. Non sono molto ottimista, nel senso che alla fine potremmo trovarci costretti a tornare a un regime monetario diverso, ma proverei a salvarlo, perché in realtà non abbiamo oggi la controprova su quello che potrebbe succedere se saltasse l'euro. Ci sono stime di varia natura, c'è chi minimizza e c'è chi fa scenari catastrofici su questo. Non so se avremo mai dei conti realistici su quello che potrebbe avvenire. Certo, all'Italia, con l'entrata nell'euro, è venuta
almeno una delle sue possibilità storiche di competitività nel mondo, no? C'è una svalutazione competitiva della lira che tutte le volte consentiva a noi di guadagnare quote di export, con la fine del battere la lira ovviamente è venuta meno. Però non so, giunti in questa situazione, se effettivamente potrebbe esserci un beneficio o piuttosto una forte penalizzazione dall'uscita dall'euro. Sicuramente da un'uscita unilaterale. Se invece si decidesse di tornare ognuno alla propria moneta, è un altro scenario. Devo anche dirti, questa è una fonte per me di forte dibattito con me stesso, se vogliamo, che oggi noi siamo a metà del guado. Attraversare il guado vuol dire cedere ulteriori quote di sovranità nella prospettiva degli Stati Uniti d'Europa. E chi come me viene da una storia che insomma fa della propria appartenenza e della propria sovranità un elemento centrale, questo passaggio lo vive con un certo travaglio, perché non è la cosa più semplice del mondo, e soprattutto perché non sai a chi stai demandando questa sovranità, perché diciamo, i meccanismi compiutamente democratici di questa Unione Europea noi li viviamo tutti i giorni e sappiamo che non sono poi così democratici. Anche perché, Carlo, parallelamente alla questione strettamente monetaria c'è una questione che attiene ai valori, ecco, identitario. Io ti dico, per esempio, noi 2 settimane fa qui so già a cosa Strasburgo. Mi dici, l'omofobia. Esatto. Terribile. Allora, siamo annoverati tra i contrari noi. Esatto, ecco, onestamente, essere partecipe di una realtà dove da un lato l'Europa ha il più basso tasso di natalità al mondo e demograficamente viene considerata una realtà destinata a scomparire, e dall'altro c'è quasi, come dire, l'ossessione a sostenere tutto ciò che è esattamente contro la promozione della cultura della vita, cioè l'aborto, l'eugenetica, l'eutanasia, il matrimonio omosessuale. Mi sembra che sia un'Europa che ha messo in soffitta la ragione e che non si ama più, non si vuole più bene. Sì, che ci sia un istinto autodistruttivo lo percepiamo tutti i giorni, cioè noi abbiamo, ma se vogliamo anche allargare il campo a tutta la politica del commercio internazionale, noi stiamo in questi giorni raccogliendo le firme per una dichiarazione scritta a sostegno della reciprocità nelle politiche commerciali e globali, e facciamo molta fatica, perché in realtà non dobbiamo più nasconderci che noi viviamo in Europa a 2 o forse più velocità. Abbiamo una parte di paesi in parte anche indebitati, ma diciamo di paesi produttori che pensano che ancora produrre dei beni da mettere sui mercati sia qualcosa di positivo, perché dà lavoro e sostiene un'economia reale, non un'economia speculativa esclusivamente finanziaria, e c'è una gran parte d'Europa che invece pensa che in un mondo completamente aperto e di globalizzazione selvaggia possa avere dei guadagni commerciando meglio di altri. E su queste due linee poi alla fine cozzi, noi continuiamo a votare ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, gli accordi di libero scambio commerciale internazionale, che poi alla fine tolgono quote di mercato alle nostre aziende e le penalizzano, in una situazione in cui non dico di tornare al protezionismo con dei dazi enormi, posto che gli americani lo fanno e nessuno gli dice niente, ma almeno insomma di proteggere i nostri settori strategici, il manufatturiero, le nostre industrie, quel poco che ne rimane. E invece anche da questo punto di vista sembra che ci sia un istinto suicida, diciamo. Certo. Allora io, come dire, sostengo ovviamente questa posizione, andrò subito a firmare. In conclusione di questo nostro incontro ti ringrazio di cuore e credo che se possiamo sintetizzare un punto su cui convergiamo è la necessità di dare un'anima all'Europa. Assolutamente sì, ti ringrazio anch'io e continuiamo a perseguire insieme questo obiettivo. Sicuramente, e ce la faremo.